Calcionate. I commenti in casa rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligretti. Ben ritrovati amici di Globus Television con questo nuovo appuntamento con Calcionate, il nostro programma dedicato al calcio Catania. Io sono Alessio Nicotra, ci ritroviamo finalmente come ogni lunedì alle ore 15 perché il Catania ha giocato domenica contro la Regina, ha giocato in casa la prima gara del 2017 allo stadio Angelo Massimino. Catania che è terminata con il punteggio di 3-1 per i padroni di casa. Parleremo di questo e di tante altre cose belle, perché parleremo anche di mercato, parleremo anche di settore giovanile, parleremo di come si è evoluta la classifica in base ai risultati dell'ultimo turno del girone C di Lega Pro, e per farlo lo faremo con le persone che sono qui con me in studio. Innanzitutto io andrei da quello che è diventato ormai uno dei pezzi forti della nostra redazione sportiva. L'avete già visto nella scorsa puntata, ve lo riproponiamo oggi. Avete letto anche molti suoi pezzi perché siamo stati molto attivi in questo periodo di calciomercato, di movimenti anche sul sito Globus Magazine. Nicolò Marchese, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Alessio, buon pomeriggio a tutti. Siamo armati di tablet perché le ultime ore di calciomercato ormai sono diventate roventi. Catania che tra campo e mercato ha vinto ieri 3-1 contro la Regina, tre punti importanti anche perché non vinceva da tre partite, però gli affari sono, diciamo, impellenti, possiamo dire così, tanti nomi, ne parleremo, abbiamo tanto di cui parlare. Sì, ne parleremo dopo, perché magari prima attenzioneremo la partita, però dopo una parentesi legata al calciomercato è doverosa, perché come diceva giustamente Nicolò, mancano veramente pochissime ore al fischio finale di questa sessione invernale di mercato. Il Catania si sta muovendo e si sta muovendo bene. Lo capite anche dal ciuffo di Nicolò, sì, che poverino è da ore che monitora tutta la situazione legata ai movimenti di Ergurio, lo Monaco e di tutta la dirigenza rossa-azzurra. Accanto a lui oggi ci è venuto a trovare un super tifoso del Catania e mi sento di dire, permettimelo, anche di Calcionate, perché so, certo, che ci segui sempre, ci scrivi sempre, leggiamo spesso con piacere anche i tuoi messaggi, quindi è bello poterti avere qui. Giuseppe Battaglia, grazie, buon pomeriggio. Grazie. Giuseppe, ora vengo da te fra un poco perché tu hai una storia particolare, il Catania ce l'hai proprio dentro, certo, il cuore, quindi ora ci racconti e spieghi anche ai nostri amici di casa il motivo di questa storia. Prima però devo salutare anche la nostra miss Selenia Mannino, buon pomeriggio. Buonasera a te e a voi qui in studio e a tutti coloro che ci stanno seguendo. E allora con Selenia poi andremo a vedere tutti i risultati, la classifica sì, ormai è preparatissima, sì, non serve neanche che io le dica cosa fare. Un saluto io lo devo fare, mi sembra doveroso, anche al mister Turi di Stefano, che oggi purtroppo non può essere con noi, perché l'unica cosa che può abbattere il mister Turi di Stefano è la febbre, il resto non riesce proprio a fermarlo. Ieri era allo stadio con noi, lo avete visto, abbiamo anche fatto un piccolo intervento nel corso dell'intervallo. Oggi purtroppo è a letto e sono sicuro che ci sta seguendo, quindi io ci tengo a salutare il nostro mister, che poi da settimana prossima riprenderà il suo posto qui accanto a noi. Io voglio andare prima da Giuseppe, perché poi ci buttiamo sugli highlights e sul commento di tutta la partita, quella è stata la partita di ieri. Caro Giuseppe, io poco fa ti ho presentato dicendo una storia particolare. Vuoi dire ai nostri amici da casa dove vivi tu e da dove segui il Catania? Io vivo a Bellino, seguo Catania da Bellino. Quando posso, sempre scendo giù in Italia, a Catania, a vedermi le trasferte. Adesso sono in ferie, sono devoto, mi vedo Sant'Agata e mi vedo il Catania ieri con la Regina e dopo con il Matera. E allora, insomma, con queste ferie hai preso tutto in una volta. La festività di Sant'Agata, certo, la prima nel Catania in casa, la seconda, quella con il Matera, ovviamente è il nuovo anno, quindi insomma, le ferie spese con i colori rosso-azzurri. Sempre. Sempre, sempre. E voglio anche che tu dica un'altra cosa ai nostri amici a casa, che ci hai detto fuori onda poco fa. Tu poco fa mi hai detto le prime parole che ho insegnato ai miei figli. Forza Catania, chi non sa per rosa nera. E allora, voglio dire, più catanese di catanese questo, veramente sì, difficile. Caro Giuseppe, tu mi hai detto anche che hai visto ovviamente Catania Regina, la prima partita in casa di questo 2017, partita in cui tu ti trovavi comunque qui in Sicilia, non sì, eri a Berlino. Noi la vogliamo commentare ora e per farlo cercheremo magari di farlo con l'ausilio degli highlights, così
Facciamo vedere anche come è stata la partita, quali sono state le azioni più importanti del match, anche ai nostri amici da casa che magari non l'hanno potuta vedere. Per farlo io chiedo l'ausilio del buon Nicolò e mandiamo le immagini. Sì, beh, la partita di ieri diciamo che è stata una partita che si è sviluppata tramite pronostico. Il Catania ha ottenuto 3 punti importanti. È anche vero che la Regina ha disputato una gara molto molto positiva, anche oltre le aspettative, perché comunque ha dimostrato di essere una squadra molto in salute, ha dimostrato di essere una squadra che comunque può giocarsi le sue carte per la rincorsa alla salvezza. Semplicemente il Catania ha mostrato un tasso qualitativo superiore. Sì, l'ha detto anche Karel Zeman al termine della partita. Sì. Catania che è stato bravo a sbloccarla subito, è quello l'importante, soprattutto contro squadre del genere, grazie al gol di Marchese. Diciamo che da lì in poi ci sarebbe potuto aspettare una gestione più tranquilla della gara, invece la Regina è sempre rimasta in partita, aveva anche trovato il gol che aveva riaperto i giochi con De Francesco sul 2-1. Intanto, scusami Nicolò, ti devo interrompere perché mentre parlavi stiamo vedendo le azioni del primo gol del Catania. Primo calcio d'angolo, palla respinta, palla rimessa in mezzo, gli attaccanti del Catania non riescono a centrare il pallone, a buttarlo in fondo alla rete. Secondo calcio d'angolo, stiamo vedendo proprio in questo momento il giocatore rosso-azzurro battere la bandierina. Giovanni Marchese trova lo stacco vincente dentro l'area piccola, batte Sala, l'estremo difensore della Regina, e regala l'1-0 al Catania. Tra l'altro una novità, perché il Catania aveva segnato davvero poco, vado a memoria, se non ricordo male, mai, forse pochissimo da calcio piazzato in questa stagione. Anche nei primi minuti, insomma. Sì, sì, infatti comunque qualcosa di diverso. Dicevamo che poi la Regina, come potete vedere dalle immagini, ha continuato ad attaccare, ha sfiorato anche il gol del pareggio, una traversa colpita sul tiro deviato, poi il Catania è stato bravo perché ha trovato proprio il raddoppio. Un raddoppio che è stato confezionato. E lo stiamo proprio vedendo. Quanto sei bravo, Nicolò. Proprio riesci a gestirti i tempi molto bene. Il gol di Diogo Tavares, il neo acquisto, il nuovo attaccante del Catania, alla sponda. Mi sento di dire molto bella i Mazzarani. Tavares stoppa di destro e poi sempre di destro in sacca con Sala che prova a tuffarsi, ma non può fare proprio nulla. Il match poi ovviamente è continuato, la Regina ha provato a riprendere in mano il pallino del gioco, però il Catania è riuscito a gestire bene la partita, forse un po' si è cullato sugli allori dei 2 gol di vantaggio, però comunque porta chiusa, difesa chiusa fino al gol di De Francesco, che vedremo fra pochissimo. La Regina, abbiamo visto qualche azione l'ha avuta, il Catania ha avuto anche qualche pallone per provare a chiudere definitivamente il match. Qui stiamo vedendo il destro diagonale di Andrea Mazzarani, che però viene schiantato dal portiere Sala. Poi qui il cambio che ha anche chiuso la partita, esce Andrea Di Grazia, entra Andrea Russotto, un cambio che poi si rivelerà azzeccato perché proprio l'ex giocatore del Napoli segnerà il gol del 3-1 per il Catania. Qui stiamo vedendo un'altra azione di contropiede della squadra rossa-azzurra, pallone messo al centro, deviato dal difensore della Regina, altra punizione per il Catania, questa tirata da Andrea Russotto, pallone molto vicino ad entrare alla rete. Qui invece stiamo vedendo l'azione che credo, Nicolò correggi, mi ha portato al gol della Regina. No, questa no, sarà credo l'azione successiva. Forse qui, forse diciamo ci siamo, perché i minuti più o meno sono quelli. Sì, il Catania, eccolo qui, infatti il gol di De Francesco, il tiro deviato. Diciamo che il Catania ha avuto tante occasioni anche per andare sul 3-0. Non ha chiuso la partita, questa è una pecca su cui dovrà lavorare Rigoli. Scusami Nicolò, ti chiedo un parere su questo gol. C'entra un po' la difesa oppure solo bravura dell'attaccante? Probabilmente Coralli ha avuto troppo spazio per appunto fare la sponda a servire De Francesco. Poi obiettivamente il tiro di De Francesco non era irresistibile. Pisseri ci sarebbe arrivato, la deviazione ha di fatto messo fuori casa il portiere del Catania. Qui invece vediamo il gol di Russotto. La firma di Andrea Russotto sul match, pallone recuperato a centrocampo, contropiede, se così si può definire, dell'ex attaccante del Napoli, che poi con un diagonale ben piazzato all'angolino, non molto forte ma sicuramente molto preciso, spiazza il portiere della squadra calabrese. Permettimi di dire una cosa, Alessio, secondo me questo gol di Russotto è molto importante perché è un gol che un po' riconcilia, non che ci sia stato chissà quale evento che abbia potuto far litigare tra virgolette Russotto con la tifoseria o comunque con il contesto Catania. Ci sono state tante voci di mercato su Russotto, il Foggia in primis. Un gol così voluto, un'esultanza così sentita sotto la curva nord, secondo me davvero è un fattore molto importante. Sì,
Hai anticipato per certi versi quelle che sono state le parole di Andrea Russotto al termine del match. Dopo lo ascolteremo. Fondamentalmente ha chiuso con una sorta di dichiarazione d'amore verso il Catania, quelle che potevano essere qualsiasi voce di trasferimento. Si parlava appunto di Foggia, molto interessato al ragazzo. Andrea Russotto ha confermato la sua permanenza qui a Catania. Giuseppe, Andrea Russotto, questa esultanza sotto la curva che, come ha detto Nicolò, riconcilia anche il rapporto. Sono state belle immagini dopo il gol sotto la curva, abbracciate con i tifosi, e pure per il mercato un po' Foggia, troppo chiacchiere, ma penso che rimane con noi. Sì, dobbiamo anche considerare il fatto che il calciomercato sicuramente è una cosa bella, che ci dà tanto lavoro, vero Nicolò? Anche troppo, ma che può anche destabilizzare un ambiente dei calciatori. Quindi Andrea Russotto con questo gol mette anche un punto a quelle che potevano essere le voci di trasferimento in direzione Foggia. Catania che vince 3-1 sulla Regina, ma Catania che non è il solo a giocare nel girone C di Lega Pro. Per questo vado alla nostra Selenia che ci aggiornerà su tutti i risultati di questo turno. Taranto Casertana 0-0, Melfi Cosenza 0-2, Paganese Andria 1-1, Agregas Fondi 2-2, Messina Juve Stabia 1-0, Foggia Virtus Francavilla 5-1, il nostro Catania che ha vinto contro il Regina, come vi ho detto, 3-1, e stasera Catanzaro-Lecce. E allora, sicuramente risultati importanti, cade la Juve Stabia e lo fa contro una squadra siciliana, perché il Messina si è imposto per 1-0, proprio ai danni della squadra giallo-blu. Vince invece nettamente il Foggia, e sicuramente risultati anche importanti in vista di quella che è la corsa alla promozione in Serie B o per via diretta o per playoff. Il Catania mette in saccoccia 3 punti sicuramente importanti. Questa sera giocherà il Lecce, quindi tutti i tifosi rossazzurri aspetteranno di sapere il responso del campo della squadra salentina. E nel frattempo continuiamo il nostro percorso, la nostra scalata con quel meno 7 che tanto male ci ha fatto, caro Giuseppe, vero? Sì. Ma questo senza meno 7 già eravamo un po' più in alto. Eravamo più in alto, però speriamo di poter mettere altri punti magari anche dalla prossima giornata. Nel frattempo io vi invito, non l'ho fatto prima, l'ho dimenticato, giuro, faccio mea culpa, vi invito però a scriverci perché sta andando in onda in questo momento, oltre che sul canale 819 Il Digitale Terrestre, anche su Facebook, la nostra diretta. Magari lasciate un commento lì con le vostre domande, con i vostri pareri, noi cercheremo come sempre di provare a leggere tutto, anche perché se avete domande particolarmente difficili, complicate, tipo il PIL della gamma o qualcosa del genere, io le giro tutte a Nicolò, che è sicuramente contentissimo. Sì. Io però per spezzare un po' direi di iniziare a sentire quelle che sono state le parole dei protagonisti del match al termine della gara. Per farlo inizierei proprio dal tecnico rossazzurro Pino Rigoli, sicuramente soddisfatto per la prestazione dei suoi, sicuramente soddisfatto per questo attacco che finalmente realizza 3 gol in una partita, un segnale sicuramente importante. Quindi se l'abbiamo già pronto, Pino Rigoli. Partita che ha consegnato i 3 punti al Catania, una gara, cioè la Regina ha comunque provato a farla sua, ma il Catania è stato più forte, soprattutto sono arrivati 3 gol, un segnale importante anche per chi aveva magari delle remore sulla fase offensiva. Ma penso che oggi non era facile battere questa Regina in un campo difficile da giocare, si faceva fatica a camminare, a tenere l'equilibrio, quindi immagina dei ragazzi che devono correre, devono gestire la palla e si devono muovere in un contesto di squadra, quindi ritengo che oggi abbiamo fatto, specie nel primo tempo, una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Nel secondo tempo secondo me ci siamo abbassati leggermente, non dovevamo continuare così come abbiamo fatto nel primo tempo, anche se capisco le difficoltà e quanto avevamo speso già nella prima parte della gara, quindi abbiamo fatto un buon risultato sotto l'aspetto della classifica, quindi oggi ritengo che anche il punto che abbiamo fatto la settimana fa vale tanto, e quindi
niente, faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno, per come si sono sacrificati. Hanno stata una partita di grande sacrificio da parte di tutti, gente che non faceva 90 minuti da un po' di tempo, e devo dire che hanno fatto una grande prestazione. Mister, per quanto riguarda invece i tre nuovi acquisti, due sono andati in rete, Tavares e Marchese. La loro prestazione, il suo giudizio sulla loro prestazione e soprattutto le condizioni di Baldanzetto che abbiamo visto uscire dal campo anzitempo. Ma guarda, Baldanzetto non lo so, in una buca gli si è gelato il piede, quindi non so se ha qualche interessamento da qualche parte al ginocchio, però saremo più precisi alla ripresa degli allenamenti, i medici mi daranno quali sono le condizioni. Quindi i nuovi si sono inseriti bene, anche perché sono dei grandi professionisti, si sono messi subito nel gruppo, nella squadra, hanno iniziato a lavorare sia da un punto di vista fisico che tattico, e la cosa più importante, si sono inseriti bene da un punto di vista del gruppo, della squadra, diciamo, di quelle che sono le regole del gruppo. Grazie. E allora abbiamo ascoltato le parole del mister Pino Rigoli che ha dato il suo parere su quella che è stata anche la prestazione dei tre nuovi acquisti che ieri hanno giocato dal primo minuto titolare, quindi sicuramente un segnale importante. C'è stato anche questo cambio di modulo, ormai a tutti gli effetti la difesa a tre, che ha dato i suoi frutti comunque nella partita con la Regina. Noi la partita l'ha analizzata il mister Pino Rigoli, noi di Globus l'abbiamo analizzata sotto tutti i punti di vista ieri, tra articoli, dirette e quant'altro, e proprio per questo non so se abbiamo pronta la grafica delle pagelle, quindi andiamo un po' a vedere magari se è pronta quelli che sono stati i nostri voti, i voti assegnati alla nostra redazione. Stiamo vedendo il migliore in campo, secondo la nostra redazione, è Giovanni Marchese che ha segnato il primo gol che ha dato slancio al Catania, un gol sicuramente importante che segna anche questo battesimo del ritorno dell'ex difensore del Genoa allo stadio Angelo Massimino. Buona prestazione anche nel complesso un po' di tutti, ma anche di Diogo Tavares, 6,5, che ha realizzato il secondo gol. Diogo Tavares si è battuto anche in mezzo al campo in certi frangenti per recuperare i palloni e far salire la squadra. 6,5 anche a mister Pino Rigoli, che ha azzeccato anche non solo la formazione, non solo questo cambio di modulo, non solo gli 11 titolari, ma anche i cambi, perché fai entrare Russotto ti fa salire la squadra, riesce anche a mettere la firma sul risultato. Insomma, partita buona anche per quanto riguarda l'aspetto del tecnico. Nicolò, possiamo dire, qui non ci sono scritti i nomi di Lo Monaco e Argurio per ovvi motivi, perché non sono scesi in campo, però la vittoria di ieri è anche la vittoria di Lo Monaco e Argurio, perché il mercato condotto in questo momento dal Catania merita un voto altissimo, non tanto per i nomi che sono arrivati, Marchese, Baldanzetto, Tavares, sappiamo benissimo, ne parleremo anche dopo, delle altre trattative in corso, però effettivamente già si vede una sorta di cambio di passo, una sorta di differenza rispetto al passato, non tanto per i tre gol segnati ieri, perché il Catania gli è capitato di segnare anche più di tre gol in una partita contro il Monopoli quest'anno, ma proprio per l'ambientamento, subito per la coesione mostrata da questi tre nuovi elementi. Quindi io credo che la vittoria di ieri sia soprattutto, al di là della vittoria della squadra, è sempre la vittoria della squadra, ma la vittoria di Lo Monaco e Argurio che meritano un voto in pagella molto molto alto. Eh sì, la ciliegina sulla torta stanno provando a metterla, però caro Nicolò, io non ti sto volutamente facendo parlare di quelli che sono gli sviluppi di queste ore del calciomercato rosso-azzurro, perché lo faccio apposta, voglio tenere i nostri amici da casa incollati fino agli ultimi minuti della nostra trasmissione, anche perché so che ieri in tantissimi ci hanno seguito con le dirette che abbiamo fatto allo stadio, soprattutto Andrea Russotto, anche per quello che diceva il nostro Giuseppe Battaglia, questa riconciliazione con la tifoseria. Andrea Russotto, in tantissimi ci hanno scritto, hanno commentato, hanno visto l'intervista, quindi un bellissimo segnale e sicuramente anche una cosa molto bella per noi e il nostro lavoro. Certo. Quindi colgo l'occasione anche per ringraziarvi. Io vorrei intanto mandare, ma l'avete già capito perché abbiamo visto le pagelle, la grafica del premio di migliore in campo di questa partita secondo la redazione sportiva di Globus Television. Sto parlando ovviamente di
Giovanni Marchese. Giovanni Marchese, l'ho detto poco fa, gli abbiamo dato un bel 7, meritato non solo per il gol che ha sbloccato la gara, ma perché ha dato tanta sicurezza sia al reparto arretrato, ma anche, mi sento di dire, qua chiamo in causa Nicolò, anche a Stefan Georgevic, che sì, si sta potendo permettere di spingersi un po' più in là. Diciamo che l'arrivo di Marchese e di Baldanzetto, anche dall'altra parte, è proprio stato pensato per questo motivo. Cioè, questo cambio di modulo con la difesa 3, con due esterni di centrocampo più liberi di offendere, tra virgolette, proprio per dare più spazio a Georgevic, per quanto hai detto tu, sulla fascia sinistra. Sulla sinistra si sta creando una catena obiettivamente difficile da contenere, perché Marchese è un giocatore che, lo sappiamo, nasce da terzino, spinge molto. Georgevic, l'abbiamo visto in questo primo scorcio di stagione, è un difensore, un terzino atipico, perché può davvero dare un grossissimo contributo anche in fase offensiva. Tutto sta riuscendo per come lo ha pensato la dirigenza, per come lo sta pensando Pino Rigoli, però io credo che bisogna andare sempre con i piedi di piombo. Certo. La partita contro di ieri, contro la Regina, è stata ben giocata, contro un avversario sì in salute, ma comunque un avversario inferiore, lo dobbiamo dire. Già la partita di martedì prossimo sarà un bel test, non soltanto perché si gioca con la prima in classifica. Ecco. Sì, sì, sicuramente, come si suol dire, testa bassa e pedalare. Certo. Archiviata la partita di ieri, con oggi, con la puntata nostra di oggi, perché il Catania so che stava aspettando la nostra puntata, archiviamo quella che è stata la partita di ieri. Ora bisogna lavorare. Giuseppe, rapidamente, una battuta su Giovanni Marchese. È l'ennesimo ritorno. È un bel segnale, significa che la tifoseria sa dare tanto ai suoi calciatori. Marchese è sempre stato uno dei beniamini e vuole sempre bene a Catania, ci rimane sempre nel cuore Catania. Il suo ritorno l'ha fatto più di cuore che teatro. Chissà che non possa esserci un altro ritorno di cuore, mi sento di dire, ma non voglio pestare i piedi a Nicolò, che già mi guarda male. Quindi anche perché arrivano domande, Domande, non so se le puoi leggere tu o ce le facciamo leggere. Questioni di cuore comunque. Questioni di cuore. La posta del cuore di Nicolò Marchese è fra pochissimo, perché io prima devo leggere, devo far leggere la nostra Miss Selenia Mannino, la classifica aggiornata con i risultati dell'ultimo turno. E poi credo che abbiamo uno spot, caro Nicolò, perché dovremmo avere una telefonata con un personaggio molto importante che sicuramente farà molto piacere. A proposito di cuore. A proposito di cuore, mi sei piaciuto. Selenia. Al primo posto abbiamo il Matera con 49 punti, successivamente il Foggia con 47 punti, Lecce 46, Juve Stabia 44, Cosenza insieme a Virtus Francavilla 36, Catania 32. Fondi 31 insieme all'Andria, Casertana 30, Siracusa 29, Monopoli 28, Paganese insieme al Messina 24, Regina, Taranto e Agregas 21, Catanzaro 18, Melfi 17 e Vibonese 15. E allora, classifica che sta iniziando a prendere delle linee, una classifica che è stata per molto tempo molto corta sia sopra che sotto. Ora si sta un po' iniziando a delineare quelle che sono le squadre favorite per la corsa anche ai playoff, perché magari alla vittoria del girone già un po' si immaginava, ma anche per il discorso retrocessione. Catania che è a quota 32 punti, ovviamente ci sono da considerare sempre quei famosi meno 7 punti di penalizzazione, con quei 7 sarebbe stata quinta a con tre punti in più del Cosenza. In realtà la realtà dei fatti è che il Catania quota 32, settima in classifica è a meno 4 dal quinto posto, insomma dopo il treno delle grandi che stanno dominando questo campionato. Credo che dobbiamo andare con lo spot, quindi ci rivediamo fra pochissimo. Noi nel frattempo scriveteci, soprattutto se avete problemi di cuore, c'è Nicolò qui per risolverli. E allora siamo rientrati, abbiamo chiuso la prima parte del nostro programma dicendo questioni di cuore, che non sono, ovviamente scherzavo con Nicolò, non sono quelle che possono pensare alcuni, ma questioni di cuore, si parla di cuore rosso-azzurro sempre. E uno che il cuore rosso-azzurro ce l'ha e ce l'ha avuto è in collegamento telefonico con noi, credo ci sia già in linea, sto parlando ovviamente di Davide Baiocco. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao.
E allora, Davide, intanto grazie per questo collegamento telefonico, ci fa molto piacere. Noi ovviamente, come ogni lunedì, stavamo parlando di Catania, abbiamo commentato l'ultima gara della squadra di mister Pino Rigoli. Parlavamo soprattutto di un Catania nel segno dei ritorni. Quest'estate era già tornato sia Paolucci che Biagianti, ora è tornato Giovanni Marchese, poi un altro nome si fa. Insomma, un Catania che rimane nel cuore dei giocatori, di chi indossa questa maglia. Ma questo non è un segreto. Intanto, buonasera a tutti, grazie dell'invito, è un piacere per me essere qui e parlare del Catania. Che Catania rimanga nel cuore non è un segreto. È una cosa ormai diventata, è assodata, è sotto gli occhi di tutti, il legame forte che si forma tra questa società, fra questa gente, fra questa città e giocatori, è una cosa bella e importante e da sfruttare, come giustamente sta facendo la società, il direttore Lo Monaco, e credo che lui sappia bene cosa significhi per averlo vissuto e sa cosa può dare un giocatore che è particolarmente legato, sensibilizzato a interessato ai destini non solo della società, no, calcistica per cui lavori, ma anche di un'intera città e della gente, quindi questo è un'arma in più. Anche nel tuo caso, comunque, Catania è stata ed è nel tuo cuore, molti tifosi ancora oggi ti ricordano con piacere. No, questo è anche fuori di discussione, è assodato anche questo da tanto tempo, non lo ripeto spesso perché non voglio farmi troppo bello di fronte agli altri, però è la verità, insomma, questo legame c'è forte e ormai è indelebile perché dura da tanto tempo, no? Nonostante i 6 anni di assenza, ancora la gente mi ricorda con affetto vero e vivo, quindi vuol dire che è forte, come io lo faccio per loro. Quindi. Senti, per quanto riguarda invece un aspetto più puramente tecnico, questo girone C di Lega Pro lo conosci bene, hai giocato anche quest'anno, fino a qualche settimana fa giocavi in questo girone, un girone sicuramente molto complicato, l'abbiamo detto anche a inizio anno, una sorta di B2. Come vedi le sorti del Catania da qui a fine stagione? Ma ripeto, non voglio sembrare ripetitivo, dico sempre più o meno le stesse cose, ma lo dico dall'inizio anno, insomma, Catania, intanto come dicevi bene tu, è un girone molto difficile con squadre che hanno investito un sacco di soldi e hanno allestito degli organici importanti, spendendoli bene questi soldi, e parlo delle prime 4 che sono tutte lì, e con la sorpresa Francavilla che ha lavorato anche loro hanno lavorato molto bene, cambiando molto poco, inserendo le persone giuste, e poi c'è il Catania come tutti, almeno tutti quelli che capiscono un po' di calcio, al di là dell'affetto che una per il Catania, era immaginabile che era lì, se ci metti 7 punti è lì, era il posto delle prime, quindi considerando anche il fatto da dove viene Catania, quello che ha passato, praticamente ha dovuto ricostruire tutto, ripartire non da zero, ma al di là dei punti in classifica, veramente da sottoterra. E quindi considerato il tutto, ripeto la stessa cosa che ho ribadito prima, c'è da creare, e Lo Monaco lo sa e lo sta facendo bene, c'è da creare un gruppo che vince, un gruppo che ha delle idee ben chiare a livello di gioco, di mentalità. Io credo che il lavoro che si stia facendo sia ottimo, non buono ma ottimo, e c'è da consolidarlo, mettere dentro i tasselli che mancano per arrivare così pronti in una fase molto delicata e strana che sono questi playoff, arrivare il più pronti possibile a livello proprio di consapevolezza, mentalità e soprattutto conoscenza del proprio modo di voler giocare a calcio. Credo che il Catania lo sta crescendo bene sotto questo punto di vista. Davide, senti, prima di liberarti, una battuta finale. Mi hanno detto, però non ho avuto conferme, quindi devo chiedere per forza a te. C'è un altro Baiocco che sta iniziando a bazzicare i campi di calcio, magari con una maglia che conosciamo bene? Sì, c'è mio figlio che finalmente dopo un periodo buio, difficile per qualsiasi giocatore, 2 infortuni, un crociato, una recidiva, è riuscito a rimettersi in piedi, è esordito la scorsa settimana e questa sabato ha giocato contro il Catania, sono contento, rivederlo in campo è una gioia adesso, questa era la cosa principale, che stia bene fisicamente, adesso ci sarà un periodo di riassestamento col campo e si giocherà le sue chance se avrà
forze e le capacità di intraprendere questo mestiere, se no farà qualcos'altro. Sicuramente, ecco, il piacere di un padre di sapere che se le può giocare, non per un problema di infortunio, ma solo per le sue qualità. Quindi questa è una cosa molto bella per me. E insomma, continua anche la dinastia Baiocco, come è giusto che sia e come ci piace. Grazie mille Davide, io ti lascio. Grazie, però ti devo strappare una promessa per forza, perché ti ringraziamo per questo collegamento telefonico, però avremmo molto piacere se tu potessi venire anche ospite fisicamente in studio a noi, perché abbiamo cercato di fare un po' una top 11 dei grandi giocatori del Qatar nel recente passato che sono passati, che hanno vestito la maglia rossa-azzurra e sono passati da qui, mi sento di dire, buona parte. Ci manca proprio quel regista alla Davide Baiocco, quindi troppo gentile. Quando vorrai. Farò il possibile, con grande piacere vi verrò a trovare in studio. Grazie mille, allora, ho strappato una promessa. Grazie, una buona serata. Buona serata a voi, buon lavoro. E allora, abbiamo fatto questo regalo anche al nostro Giuseppe Battaglia, Davide Baiocco. Più simbolo di Davide Baiocco, al di là che poi abbia vestito anche altre maglie, però uno di quei giocatori che l'ha fatta amare la maglia del Catania e che l'ha amata. A proposito di giocatori, però, dato che il tempo è tiranno, dobbiamo andare anche ad ascoltare le altre parole dei giocatori e quindi io inizierei proprio da un giocatore di cui abbiamo già parlato, Andrea Russotto. Ciao Andrea, Alessio Nicotra, Globus Television. Sei entrato dalla panchina e hai trovato un gol sicuramente importante, perché è stato il gol della chiusura del match che ha consegnato i 3 punti al Qatar, soprattutto in una fase di gara molto particolare. Che emozione hai provato? Abbiamo visto anche esultare vicino ai tifosi rossazzurri. Sì, felice in primis, felice per un risultato importante che ha raggiunto la squadra, quindi il collettivo. Era importantissimo prendere questi 3 punti. Abbiamo superato diverse squadre, quindi era importante vincere e siamo riusciti. A livello personale sono contento per il gol, soprattutto in questo momento dove c'erano tante voci che giravano su di me. Voci che, non dico infondate, ma sicuramente c'è stato un interesse di alcune società. Però io non ho mai chiesto alla società di andare via, né loro mi hanno mai messo sul mercato. Quindi sono contento dell'abbraccio di questa gente che comunque mi ha sempre dimostrato tanto affetto. Io sto benissimo qui, sono contento di stare qui, non vorrei essere da nessun'altra parte. Quindi. 3 gol nella partita di oggi che rappresentano sicuramente un segnale importante. C'erano state molte critiche alla fase offensiva del Catania, il Catania che aveva difficoltà a trovare la via del gol. Oggi il Catania segna, 2 gol arrivano a 2 giocatori offensivi e soprattutto abbiamo visto tante buone cose dell'attacco rosso-azzurro. Può essere un segnale importante non solo per ritrovare la fiducia dei tifosi, ma anche per le altre squadre, per le vostre rivali. E poi appunto battuta finale, possiamo dire, a 2 giorni dalla chiusura del mercato, Andrea Russotto resterà un calciatore del Catania. Ma io questo penso che si poteva dire anche al momento dell'apertura del mercato. Ripeto, il mercato va così, ci sono degli interessamenti, delle domande, le società cercano, indagano, anche perché venivo da un periodo in cui non giocavo, poi ho ripreso a giocare, quindi è normale che... E allora abbiamo ascoltato le parole di Andrea Russotto al termine di Catania Regina, questa dichiarazione d'amore di cui avevamo già parlato poco fa. E come sempre queste interviste le trovate sulla pagina Facebook Calcionate, io vi ricordo di cliccare. Ringrazio anche chi ci sta seguendo in questo momento in diretta e chi ci ha seguito anche ieri, perché mi dicono che abbiamo fatto boom di visualizzazioni, commenti, Selenia, tantissimo, veramente tantissime cose, quindi dobbiamo ringraziare necessariamente tutti coloro che ci seguono sulla pagina, che commentano, che scrivono. E grazie, insomma, grazie. Quindi Andrea Russotto, se volete vedere il video completo, voi cliccate su Calcionate, i commenti in Casa Rossa Azzurra e c'è tutto. Nicolò, abbiamo per caso qualche messaggio? Sì, abbiamo qualche messaggio, perché ci scrive Walter Seminari addirittura da Ravenna. Alessio, pensa, che ci chiede l'esito, parlavamo di cuore, sì. L'esito comunque, la situazione riguardante Lodi.
ce la vogliamo sparare ora? Abbiamo ancora due interviste da mandare, Nicolo. Fai tu. Tu sei in padre. Rispondi, Nicolò, rispondi su Lodi. 30 secondi per spiegare la situazione legata a Francesco Lodi. Allora, la situazione riguardante Lodi è molto semplice. Il Catania ha già l'accordo con il giocatore a livello economico. Il giocatore vuole tornare a Catania, è spinto dalla voglia di ritornare, di far continuare questa politica dei ritorni dopo Marchese, dopo Biagianti. C'era stato anche Paolucci. Quindi sotto questo punto di vista nessun problema. C'è un problema in realtà che è l'Udinese. L'Udinese è la titolare, la squadra, la società titolare del cartellino di Lodi, che non vorrebbe perdere Lodi a zero, cioè rescindere il contratto. E rescindere il contratto è la condizione principale attraverso il quale appunto il Catania può tesserare Lodi. Ora la situazione è questa. Le condizioni sono due, ecco: o l'Udinese rescinde il contratto di Lodi entro domani alle ore 23, quindi quando si chiuderà il calciomercato, e quindi Lodi di conseguenza firmerà, si accaserà col Catania, oppure l'Udinese fino alla fine tenta di monetizzare e Lodi va diretto verso la Serie B. La cosa principale da sapere è questa: se Lodi rescinde il contratto con l'Udinese anche soltanto il primo di febbraio, poi non è più utilizzabile per la seconda parte di stagione. E allora, insomma, prima, poi magari gli altri messaggi li andiamo a leggere, sì, così andiamo a ascoltare le interviste, però questa cosa di Lodi era molto importante perché anche nel corso della settimana ci hanno scritto in molti, quindi cogliamo anche l'occasione della trasmissione per fare chiarezza. Lodi, Catania, un amore possibile, un ritorno di fiamma possibile. Diamo una percentuale. Condizio sine qua non, rescissione con l'Udinese. Se molto semplice. Percentuale te la faccio dire a te, 75%. 75% sì? Sì, 75%. È una percentuale molto importante. Però quindi, c'è anche il 25%. Quindi, e siccome io so che il nostro Nicolò è sempre ben informato e non lancia informazioni a caso, mi fido di questo 75%. Ricordiamo però, condizio sine qua non, rescissione con l'Udinese, certo, entro le ore 23 di domani. Mandiamo ora magari le parole di un altro nuovo acquisto, Lodi potrebbe esserlo, Diogo Tavares invece lo è stato già un acquisto del Catania, ieri esordio dal primo minuto a Massimino, esordio battezzato con un bel gol. Ciao Diogo, Alessio Nicotra, Globus Television. Senti, è arrivato questo esordio dal primo minuto, avevi già giocato a fondo, oggi schierato al primo minuto e sei riuscito a trovare la rete. Che emozione hai provato a segnare davanti al pubblico il Massimino? Oh, è stata una bella emozione. Una bella emozione perché non segnavo da un po'. Però l'emozione più grande comunque è stata sempre data dai miei compagni. Mi hanno dato sempre molta fiducia, mi hanno fatto subito capire cos'è il Catania e quindi c'è molto da ringraziare a loro. Poi veramente sono felice perché la squadra voleva questa vittoria a tutti i costi e sicuramente ognuno di noi ha dato un contributo. Io sono felice perché ho cercato di dare il massimo che potevo ad oggi per questo gruppo che è veramente un gruppo secondo me speciale e forte. Senti, a proposito del discorso compagni di squadra, abbiamo visto in questo tridente formato da te, Andrea Mazzarani e Andrea Di Grazia, come ti sei trovato con loro? Abbiamo visto subito una buona intesa, 3 gol in questa partita, al di là che poi siano arrivati da Marchese e da Russotto, gli altri 2, però ti abbiamo visto muovere molto e soprattutto cercare i compagni, come ti sei trovato? Bene, bene, perché veramente abbiamo dei giocatori importanti, sono giocatori forti che ogni palla possono saltare uomo, puntano uomo, possono fare una giocata in qualsiasi momento, quindi cerco di sfruttarli al massimo, ma penso che sono veramente giocatori importanti, forti, quindi diciamo che è più facile giocare con loro perché comunque gli dai la palla e loro qualsiasi cosa ti inventano fanno una giocata, quindi sono veramente felice, ecco. Grazie mille. Grazie a voi. Buona domenica. Ciao, ciao. A te, ciao. Entrate, abbiamo ascoltato le parole di Diogo Tavares e io per questione di tempo vi mando subito le parole dell'altro marcatore di giornata, l'uomo, il man of the match, l'MVP come si dice per altri sport, caro Nicolò, Giovanni Marchese.
Ciao Giovanni, Alessio Nicotra, Globus Television. Senti, ritorni al Massimino e lo fai segnando dopo pochissimi minuti. Che emozione hai provato? Hai rivisto qualche scena del passato? Beh, lo rivedo spesso quando prima di giocare. Sognavo questo momento, è arrivato oggi, è stato bellissimo. Non potevo aspettarmi un esordio migliore in casa così davanti alla nostra gente con un gol. E sono felice per la vittoria, che è poi la cosa principale. Senti, secondo te su cosa si è fondata questa vittoria? Il tecnico della Regina ha parlato di episodi sfavorevoli, anche se il tasso tecnico era diverso dalle due squadre. C'è stato però un momento in cui la Regina ha trovato il gol che ha accorciato le distanze. In quel momento avete avuto paura, tra virgolette, di perdere di mano il risultato? Ma diciamo che primo tempo abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo giocato un buon calcio. E siamo stati con la squadra più alta, abbiamo avuto diverse occasioni e il secondo tempo ci siamo abbassati invece, abbiamo giocato di meno la palla e quella è una cosa negativa, dobbiamo continuare sempre a giocare anche su un campo così, anche se è difficile e anche se abbiamo subito gol negli occhi avevamo tutti la voglia di vincere, quindi non potevamo mai perdere questa partita e poi come dicevi tu, Di Vario, comunque abbiamo giocato molto meglio rispetto a loro. E allora abbiamo ascoltato le parole di Giovanni Marchese, dobbiamo riuscire a fare tutto in circa 5 minuti, ci manca ancora tantissima roba, per questo chiamo in causa la nostra Selenia Mannino che ci leggerà le prossime gare, sì, il prossimo turno di questo girone C di Lega Pro. Virtus Francavilla, Agragas, Vibonese, Cosenza, Siracusa, Juve Stabia, Paganese, Catanzaro, Fondi, Melfi, Casertana, Lecce, Foggia, Messina, Regina, Monopoli, Andria, Taranto, il nostro Catania contro il Matera. E allora, insomma, un turno sicuramente importante per il Catania che andrà a sfidare la squadra che in questo momento è prima in classifica, il Matera, ma curiosità, anche le altre siciliane giocheranno contro alcune delle squadre che stanno dominando questo girone C, quindi sicuramente occhi puntati sui campi non solo siciliani, ma per le siciliane un turno verità. Caro Nicolò, altri messaggi e poi ci buttiamo rapidamente sul mercato. A raffica, abbiamo Fabio Vitali che saluta il grande Peppe il tedesco, quindi ripeto a te. Poi ci arrivano tante domande, tantissime domande, una la dobbiamo leggere però, sì, perché un ascoltatore... Vabbè, saluta anche coloro che ci hanno scritti. Certo, assolutamente, salutiamo Laura Guerriera che ci ha salutato, ci fa tanti complimenti. La nostra Laura che salutiamo più volte, è stata qui con noi, una parte importante della nostra redazione. Ma soprattutto arriva un messaggio inerente sempre al discorso di mercato, quindi se vogliamo andare a toccare questo argomento spinoso, visto andiamo. Ci chiedono a che punto è la trattativa riguardante Pozzebon. Ok. Pozzebon è di fatto a livello non ufficiale, però ufficiosamente un giocatore del Catania. Firmerà un contratto fino al 2019, fino a giugno 2019, il giocatore è già attore del Grifo, ha già sostenuto le visite mediche, si aspetta soltanto di firmare le carte per rendere l'accordo ufficiale. Cosa manca per la firma? Manca l'ok di Anastasi. Valerio Anastasi insieme al brasiliano Silva si trasferiranno entrambi al Messina. Oggi pomeriggio, tra qualche ora, ci sarà un incontro tra l'entourage di Anastasi e i dirigenti del Messina. Tra l'altro, nota importante, fumata bianca per il passaggio di proprietà del Messina era una condizione fondamentale per l'esito di questa trattativa. Oggi pomeriggio ci sarà l'incontro tra l'entourage, l'agente di Anastasi, che è Gianni Rava, e appunto i dirigenti del Messina. L'affare non è a rischio, l'affare si farà, Pozzebon sarà il prossimo attaccante del Catania insieme al nuovo arrivato Tavares. Insomma, un'operazione sicuramente importante, ci tengo a sottolineare, l'ha già fatto il nostro Nicolò, ma è meglio ribadirlo, voglio coinvolgere anche il nostro Giuseppe. Mercato da voto abbastanza alto, magari nella prossima puntata a bocce ferme lo faremo. Voto altissimo alla dirigenza rossazzurra che è riuscita a fare sicuramente degli acquisti importanti. Come giudichi l'operato di Pietro Lo Monaco? E anche di Argurio, perdonami, anche di Argurio. Sì, quando l'arrivo di Pozzebon sarà un attacco finalmente che ci può fare dare tante soddisfazioni, perché l'attacco non è stato così tanto micidiale. Sì, sicuramente ora con Tavares e Pozzebon lo possiamo dire, come ha detto il nostro Nicolò, lo possiamo dire, sicuramente cambiano le carte in tavola.
Pozzebon che potrebbe essere l'ultimo acquisto del Catania, oppure no? Oppure no. C'è perché? Anche il discorso ovviamente legato alle cessioni, quindi Anastasi e Silva in direzione Messina, bisogna vedere se Valerio Anastasi accetterà il trasferimento, anche perché rimanere a Catania con l'arrivo di Tavares e Pozzebon sarebbe davvero complicato per l'ex... Farebbe la quarta punta. Sì, quindi. Praticamente sì. Oppure no, perché quali altri sono i movimenti del Catania, soprattutto in entrata, ma anche un po' in uscita, caro Nicolò, perché c'è quel discorso dei posti. Raffica finale. Possiamo vai, a briglie sciolte. Abbiamo già detto di Lodi, capitolo difensori, capitolo difesa. È andato via De Santis, che è andato alla Paganese, era in prestito dal Milan. Diciamo che c'è stato un cambio di prestito, dal prestito al Catania a prestito alla Paganese. Il Catania cerca un difensore per andare a coprire il buco lasciato da De Santis. E ballottaggio a due, potremmo dire così, tra Thiago Casasola, argentino del Trapani, di proprietà della Roma, e Milan Milanovic, difensore ex Palermo, svincolato. Il Catania preferirebbe andare su Casasola per un semplice motivo, è under, e quindi non andrebbe a ricoprire un posto nella lista over, a differenza di Milanovic. Il problema è che Casasola non si sta accordando con il Catania per l'ingaggio. Quindi la situazione è in evoluzione, ma col passare dei minuti le quotazioni di Casasola si abbassano e si alzano quelle di Milanovic, che come detto è svincolato, però andrebbe a ricoprire un posto nella lista over. Per quanto riguarda le cessioni, abbiamo detto tutto, manca l'ultima cessione che forse è la più importante, che è quella di Caetano Khalil. Khalil è un giocatore in uscita, è un giocatore che è stato cercato dal Matera nelle ultime ore, oggi c'è stato un contatto, le parti non si sono trovate d'accordo, quindi il Matera starebbe virando verso altri profili, però c'è stato il fortissimo inserimento della Reggiana sul giocatore. Perché? Perché l'allenatore della Reggiana è Leonardo Menichini, che ha avuto Khalil sia a Crotone che a Salerno 2 anni fa, quando appunto conquistò insieme a Khalil la promozione in Serie B. È un affare molto vicino alla chiusura, il problema è uno, è sempre l'ingaggio. Se Khalil ridimensiona le sue pretese a livello di stipendio, si accorda con la Reggiana e il Catania è pronto anche a liberarlo gratis. Ecco. E allora, insomma, Khalil, Silva e Anastasi con i bagagli chiusi pronti a lasciare Catania. In entrata, discorso già fatto per Francesco Lodi, discorso fatto per Pozzebon, probabilmente ci sarà un discorso da fare per quanto riguarda il difensore centrale. Sì. Il posto lasciato di De Santis, anche perché se si continuerà per la strada della difesa a tre, il solo Mboci come alternativa non basterebbe, quindi probabilmente il Catania... Che Catania ha perso anche Bastrini. Sì, anche Bastrini, quindi il Catania dovrebbe sopperire prendendo uno tra Milanovic e Casasola. Insomma, su tutto questo vi aggiorneremo come al solito sulla pagina Facebook Calciorate e su tutti i canali di informazioni di Globus Magazine e Globus Television. Quindi restate collegati soprattutto in questi 2 giorni, in queste ultime ore, perché se ci saranno sviluppi saremo tra i primi a farveli avere, mi sento di dire, caro Nicolò. Io, prima di chiudere, che forse siamo riusciti a fare tutto, devo leggere rapidamente quelli che sono stati i risultati del settore giovanile della squadra Etnea. Lo facciamo anche con dedica al mister Turi Stefano, anche se oggi non c'è. La Berretti si è imposta per 4-1 sul Siracusa, l'Under 17 per 2-0 sulla Regina, vittoria di larga misura per l'Under 15 che ha vinto 11-1 contro l'Enna, mentre per quanto riguarda giovanissimi regionali 5-0 sulla Regina, mentre i giovanissimi provinciali che vincono 4-0 sui ragazzini generali. Insomma, un weekend da incorniciare per i colori rossazzurri, vince la prima squadra, vincono e anche nettamente tutte le formazioni giovanili della società Etnea. Meglio di così, difficile da fare. Siamo in chiusura, io prima di chiudere vi ricordo le repliche di questa sera alle ore 20, sempre canale 819 il digitale terrestre, di domani alle ore 15, sempre stesso canale, poi ovviamente su Facebook. Salutiamo e ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, non solo oggi ma anche con tutto il lavoro che abbiamo fatto ieri. Ovviamente la diretta che è andata su Facebook è rivedibile anche in altri momenti della giornata, e quindi, detto ciò, forse senza sforare, chiudiamo. Primo ringraziamento a Giuseppe Battaglia, che finalmente è venuto in studio e non è stato solo dall'altra parte dello schermo. Grazie a voi per l'accoglienza, una famiglia rossazzurra siete per me. Giuseppe, rapidamente, quindi sei ancora in ferie, sei a Catania, aspetti Sant'Agata, poi? Aspetto Sant'Agata, poi Matera, poi ritorno su. E poi per me la prossima trasferta Messina. E allora poi quindi riscendi per il Messina, insomma. Certo. Ti sei fatto qualche giorno tra Sant'Agata e Catania e poi...
facciamo tutto in un colpo. Grazie mille al mio compagno di viaggio Nicolò Marchese. Tuo copilota, potremmo dire così. Grazie a tutti, non perdete gli ultimi aggiornamenti perché sono ore roventi. Il mercato si chiude domani alle 23, quindi di notizie ne arriveranno davvero tante. Quindi entrate su Facebook, calcionate i commenti in Casa Rossa Azzurra, là ci sarà veramente tutto. Lo sa bene questo anche la nostra Selenia Mannino, grazie mille. Grazie a te e buon proseguimento. Grazie a tutti i ragazzi della regia, Ture, Alfio, voglio ringraziare anche Salvo Paradiso che ci aiuta con tutto il discorso grafica, grazie mille a Gaetano Ligregi che ci permette di fare tutto ciò, Filia, Enzo Stroscio, un saluto ovviamente anche al mister Turi Stefano e anche al buon Gianluca Virgillito disperso. E a Domenico Sapienza che ci aiutano con tutto questo lavoro di calciomercato. Del Catania, poi ovviamente ci sono anche Maria Grazia Miceli e Umberto Pioletti che invece si occupano, fanno sempre parte della redazione sportiva e completano il quadro della nostra informazione legata al mondo dello sport. L'ultimo ringraziamento come sempre lo faccio a voi, vi ricordo ci rivediamo sempre settimana prossima, stessa ora, stesso canale, stesso mare, non faceva più o meno così la canzone. Io sono Alessio Nicotra. Con queste immagini, fratelli rossazzurri, c'è Giovanni Marchese, c'è Marco Biagianti, speriamo un giorno di poter aggiungere Francesco Lodi, chiudiamo. Un buon pomeriggio da Alessio Nicotra. Calcionate, i commenti in Casa Rossoazzurra, programma a cura di Gaetano Ligretti.